Sapete, è da un po' di tempo che tendo a guardare con più interesse le proposte intelligenti del mercato, piuttosto dei classici top di gamma iperpompati con prezzi ormai sempre più difficili da accettare. Ebbene, questa è una storia da raccontare, è la storia di iPad 10, l'iPad di decima generazione che è stato lanciato nel 2022 da Apple e che ho voluto provare più a lungo del solito per capire se davvero i miei dubbi fossero fondati. Ebbene, lo erano, ma vi racconto tutto all'interno della recensione completa. iPad 10. Finalmente Apple ha rinnovato completamente il tablet entry level della sua lineup. E lo so, quando si parla di entry level per Apple è un po' un ossimoro, ma alla fine è pur sempre vero che se volete un iPad e lo volete nuovo è quello che costa di meno. E finalmente si avvicina agli standard raggiunti in particolare da iPad Air, con cui lui si sfida direttamente, e anche dall'ultimo iPad mini. Come vi dicevo, iPad 10 è un prodotto geniale. È geniale perché alla fine ora anche a livello estetico si presenta proprio come un iPad Air, e infatti è davvero difficile distinguere un iPad base da un iPad Air. Non c'è neanche più la porta Lightning a fare la differenza, perché quest'anno anche sull'iPad base arriva l'USB-C proprio come sull'iPad Air. Le dimensioni sono praticamente le stesse dell'Air, le cornici forse sono leggermente più spesse, ma proprio di pochissimo, ed è forse solo un'impressione. Ma poi quello che si nota, una differenza importante, è la fotocamera, perché su questo iPad 10 finalmente l'hanno posizionata in un punto logico, cioè nella parte superiore, anche perché è un iPad che nasce poi, come tutti gli iPad, per un utilizzo specialmente in orizzontale, e quindi in un mondo che fa sempre più videochiamate e che fa anche sempre più video call per lavoro o per il settore educational, era importante avere la fotocamera qui, in modo tale da centrare un minimo lo sguardo, perché quante volte vi è capitato di fare delle videochiamate? Io ad esempio mi sentivo a disagio perché poi nel video sembrava che guardassi di lato mentre guardavo lo schermo, perché la videocamera è qui. E invece adesso con la videocamera FaceTime messa qui in alto, beh, è tutto più semplice. Chi vi guarda in videochiamata non ha l'impressione che siete distratti da altre cose nella stanza, ma capisce che state guardando lo schermo. Al massimo lo state guardando un po' in alto, ma sicuramente meglio che guardare di lato sembrando appunto disinteressati a quello che accade. E inoltre anche l'iPad base adesso si arricchisce con uno smart connector posizionato qui in basso, che consente di collegare il nuovo combo tastiera e custodia che Apple chiama Magic Keyboard Folio. Ma vi faccio vedere cosa intende Apple per Magic Keyboard Folio, perché questo accessorio è determinante per cambiare l'esperienza d'utilizzo su iPad. Si compone di due parti, una custodia con stand e una tastiera. La tastiera è questa qui, si autoalimenta con l'iPad e si collega e si attiva di conseguenza collegandola allo smart connector. A differenza delle tastiere di iPad Pro e di iPad Air, questa qui appunto in questa configurazione non ha, diciamo, lo stand integrato, quindi dovete una volta preso l'iPad attaccare la tastiera e poi attaccare la parte di custodia con lo stand, come vedete, integrato. Questa è la soluzione che vi permette appunto di poggiare l'iPad su un tavolo e di lavorare utilizzando la tastiera, che include anche un bellissimo trackpad. Ma c'è di più, perché la tastiera, rispetto a quella dell'iPad Air ad esempio, diretto concorrente di questo modello qui, ha anche dei tasti funzione in alto, ad esempio utili per gestire la riproduzione musicale, per comandare le modalità di full immersion, attivare Siri, effettuare una ricerca con Spotlight e avere anche sotto controllo la gestione della luminosità. Nulla di indispensabile, nulla che non si potesse fare comunque anche sulle altre tastiere, ma qui ci sono dei tasti dedicati. Infatti questa tastiera è un po' più grande, un po' più completa, mentre per quanto riguarda lo stand ha una regolazione, vedete, si può regolare l'inclinazione, però come esperienza generale tendo a preferire la Magic Keyboard di iPad Pro. Qui il vantaggio è quello appunto poi di poter eventualmente staccare la tastiera lasciandola magari direttamente in ufficio o a casa e avere comunque una cover che protegge la parte posteriore ed eventualmente anche uno stand se volete utilizzare questo iPad in ambito multimedialità, magari poggiandolo semplicemente in cucina per guardare un video in cui vi fanno vedere come cucinare quell'ultima prelibatezza che avete scoperto, oppure banalmente in aereo per avere un dispositivo che vi fa vedere le serie TV senza portarvi sempre dietro la tastiera, che delle volte può essere scomoda. Serve insistere ancora su discorso tastiera, perché Apple ci ha fatto anche vedere che si può
si chiudere in questo modo, vedete, semplicemente richiudendo la tastiera su se stessa va a coprire anche lo schermo, un po' come era sui primi iPad, ma in questo modo quando poi andate ad aprire l'iPad e ripiegate la tastiera all'esterno vi trovate con i tasti qui al tatto, potrebbero non piacervi, in questo caso basta semplicemente rovesciare la tastiera e in questo caso, vedete, l'andate a chiudere bene con il loghetto Apple e senza il feeling fastidioso dei tasti. Quello che non potete fare né con l'iPad né con gli accessori è utilizzare Stage Manager, e forse meglio così. Sì, qualcuno potrebbe vederla come una mancanza, io vi dirò, alla fine Stage Manager su iPad Air e su iPad Pro l'ho sempre poi disattivato perché per il momento secondo me non migliora l'esperienza d'uso su iPad, ma potrebbe farlo con futuri aggiornamenti che però attendiamo arrivino perché al momento non ci sono. Ma c'è un'altra storia da raccontare per quanto riguarda gli accessori ed è quella della Apple Pencil, che come vedete è stata pensata in versione originale per questo iPad 2022 e oltre al controsenso logico di riproporre un Apple Pencil che ormai ha diversi anni sulle spalle su un modello invece molto aggiornato e moderno come questo iPad, c'è poi un altro problema tecnico, pratico, cioè che la vecchia Apple Pencil, come sapete, qua sotto al cappuccio ha un ingresso Lightning. Quindi cosa succede? Io compro quell'iPad perché è quello che costa meno, voglio l'Apple Pencil, mi dicono bene, prendi questa qui. E ok, e poi come la carico? È vero, Apple ci ha sempre spiegato che l'Apple Pencil non deve essere caricata per forza inserendola nell'iPad, ma era il modo più comodo per caricarla. E adesso invece come si fa con questa Apple Pencil? Perché l'Apple Pencil 2 la appoggi magneticamente e si carica. Questo iPad non ha il magnete, posso capirlo, è più economico. Ma qui c'ho un Lightning e qui c'ho un USB-C. Beh, se volete caricare la vecchia Apple Pencil con il nuovo iPad 10, dovete munirvi dell'ennesimo adattatore Apple, che è questo cosino qua. Un pezzo di plastica che semplicemente vi va ad offrire la possibilità di inserire il Lightning con il Lightning e di avere poi una doppia porta USB-C. Così con un cavo USB-C-USB-C potete finalmente caricare l'Apple Pencil. E soprattutto l'adattatore USB-C per Apple Pencil non include un cavo USB-C in confezione, quindi o usate quello presente in confezione con l'iPad, che però è lunghissimo, oppure vi arrangiate. E comunque avete sta soluzione qua che, insomma, non è il massimo. Sarebbe stato molto più bello poter appoggiare un Apple Pencil 2 qui, caricarla, abbinarla e sarebbe stato tutto, ma tutto più facile. Il vantaggio qual è? Che l'Apple Pencil 1 costa un po' meno dell'Apple Pencil 2. Ma parlando delle altre novità che sono arrivate su questo iPad, al di là delle forme dello schermo Liquid Retina ora da 10,9 pollici che è sicuramente migliorato tanto rispetto al passato ma non raggiunge i livelli dello schermo di iPad Air, di iPad Mini e soprattutto dei nuovi Pro, qui dentro arriva il nuovo A14 Bionic, quindi non un processore recentissimo ma comunque l'iPad base fa un salto generazionale importante con prestazioni che adesso diventano un po' più in linea con quelle di iPad Air e di iPad Pro, anche se quelle lì sono ancora un po' distanti perché comunque c'è una differenza di architettura ancora importante. Da una parte abbiamo un chip della serie A non aggiornatissimo, dall'altra abbiamo gli M1 e gli M2 che sono ad oggi il top della categoria e che sono tra l'altro gli stessi processori che, come sapete, si trovano anche sui Mac, quindi c'è una differenza importante. C'è una differenza importante anche in termini di RAM, ma soprattutto di memoria, perché infatti questo iPad base parte nella configurazione da 64 GB e si sale poi a 256 GB. Non ci sono altre versioni a disposizione. Le prestazioni sono comunque ottime, non ci sono rallentamenti, un iPad pensato per essere moderno, quindi molto sbarazzino, lui fa quello che deve fare. Certo, se vi iniziate a mettere lì con montaggi in 5K a 60 frame al secondo o chi più ne ha più ne metta, è chiaro che ci metterà un attimino di più, avrà bisogno di un tempo maggiore per effettuare montaggi ed esportazioni di contenuti veramente pesanti, così come la gestione in multitasking non è ovviamente parificabile a quella degli iPad Pro, anche perché, come vi ho detto, manca Stage Manager. Però intanto qui avete comunque la possibilità di avere il Picture in Picture, l'affiancamento di due finestre, le app in multischermo, quindi tutto quello che si poteva fare fino a prima di iOS 16 anche sugli iPad Pro. Quindi la differenza è nell'assenza di Stage Manager, che però, come vi ho detto, dal mio punto di vista non è una grande perdita, anche perché su dispositivi in particolare piccoli, non iPad Pro 12.9 per intenderci, tutto ciò che è sotto il 12.9, Stage Manager si esprime ok, ma non benissimo. Sulle fotocamere vi ho già detto che arriva una nuova fotocamera da 12 megapixel posteriore che fa buone foto per essere un tablet, ma chiaramente non raccomando di fare foto con un tablet perché tutti noi abbiamo uno smartphone e generalmente gli smartphone fanno foto migliori dei
dei tablet, e invece è particolarmente interessante la fotocamera anteriore con center stage, funzionalità ritratto, anche isolamento del microfono, quindi tutte quelle funzionalità che abbiamo imparato ad apprezzare con iPad OS 16 sono lì, le conosciamo. Note sulla batteria assolutamente positive: questo è un iPad che scalda poco, quindi scaldando poco non incrementa tanto i consumi, questo anche perché la potenza espressa non è paragonabile a quella degli iPad Pro, non c'è il refresh rate a 120 Hz che è un altro elemento che affatica il processore e di conseguenza fa consumare di più, quindi è un iPad che garantisce la sua giornata di utilizzo completa, anche massacrante, anche su rete dati se avete la versione cellular. Versione cellular che costa 200 euro in più rispetto al modello base, gli stessi 200 euro che servono per passare dal modello entry level da 64 giga alla versione da 256, a cui se andate ad aggiungere anche il cellular aggiungete altri 200 euro, arrivate a 989 euro. Quindi diciamo che come al solito, se poi iniziate ad aggiungere anche tastiere e pencil, se volete spendere più di 1000 euro con Apple non è mai un problema, ce la fate facilmente, però è un iPad anche che se lo comprate così com'è e al massimo ci aggiungete, secondo me, l'unico vero accessorio indispensabile, cioè la tastiera, beh, siete già a cavallo, ben più che a cavallo. Se poi avete necessità di disegnare, scrivere, firmare documenti con l'Apple Pencil, allora sì, aggiungete anche lei, consapevoli di quel piccolo ostacolo nella ricarica che potrebbe essere fastidioso, nulla che non si risolva. Come vi dicevo però, per me questo iPad 10 è assolutamente promosso, al netto di qualche mancanza, di qualche critica che gli si può muovere, è il tablet perfetto per un utilizzo da tablet, per chi non ha aspettative esagerate. E forse, ecco, delle volte ci penso anch'io, magari un iPad Pro è bellissimo, è potentissimo, ti fa fare cose che con questo non puoi fare, ma poi quelle cose che non puoi fare con questo sono un 5% dell'esperienza utente, forse nemmeno, forse un 3, un 4. E beh, il resto lo puoi fare anche con un iPad base, spendendo poco e ottenendo tanto, perché è proprio questo il bilanciamento di questo prodotto, è qui che lui convince, nella spesa contenuta, per quanto non contenutissima, e per quello che vi offre, perché vi offre comunque tutta l'esperienza di iPad OS 16 e garantirà probabilmente anche un buon ciclo di aggiornamenti. Un prodotto perfetto, perfetto per tutti, sia per chi desidera qualcosa in più ma vuole risparmiare, sia per chi ha esigenze contenute, magari un iPad Air anche sarebbe troppo e sarebbe una spesa inutile. Quindi vi invito ad approfondirlo anche nella recensione testuale, questo iPad 10 che trovate linkata qui sotto in descrizione, e fatemi sapere cosa ne pensate voi, soprattutto qual è il vostro colore preferito. Io vi dirò, questo giallo, beh, è veramente tanto tanto carino. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao.